Benvenuti amici di Viva il Wrestling, la trasmissione della Viva Wrestling italiano veramente autentico. Ancora una volta in postazione di commento il vostro Daniele Combat Comedian Racco. Oggi facciamo un recap di quella che è la situazione tra Playboy Paul e il suo ex allievo preferito Mirko Maiavati. Qui vediamo il momento in cui Mirko gli volta le spalle e gli dice: sarò il tuo incubo peggiore. E così è stato nei mesi a seguire, perché ogni qualvolta Playboy Paul era sul ring arrivava questo ex allievo Mirko Maiavacchi a rompergli le uova nel paniere, ad attaccarlo all'improvviso dietro le spalle, non dandogli veramente mai tregua e facendogli perdere match. Lo ha addirittura attaccato negli studi televisivi, guardate. Appunto, non gli importa, avete sentito, che lui vinca o perda, gli importa solo di creare danno, di creare dolore al suo ex maestro. Devo capire come mai. Questa volta è dovuto scappare con la coda in mezzo alle gambe, ma non è sempre andata così. Qualche volta è davvero riuscito nel suo intento. In questo caso però è stato il suo maestro Playboy Paul a deriderlo dopo che è stato sconfitto da Turbo in un match molto fisico. Mirko Maiavacchi ha avuto la peggio, Playboy Paul è uscito per deriderlo. E allora guardate come si è vendicato. È salito sul ring durante un match correttissimo tra Playboy Paul e Wonder Winston, è andato a colpire Wonder Winston, causando così la sconfitta di Playboy Paul per squalifica. Oggi però abbiamo deciso di farvi un regalo, vi facciamo vedere questa sorta di mini reality, un giorno nella vita di Playboy Paul. Lo vediamo mentre si reca agli allenamenti, ma sentiamo bene tutta questa clip. Di Reggio Emilia in via Aristotele alle 30. Dove ricordiamo il 14 dicembre ci sarà Viva Natale. Non va? No. Non si chiude? No, batteria scarica. Ah. Non è un problema, tanto è una zona che è tranquilla, poi chi è che... Sì, qui poi no, figurati. Senza vacillare la Boxer. E quindi vediamo Paul che insegna ai suoi allievi la tecnica wrestling. Beh, vedete che non le porta fino in fondo, perché altrimenti farebbe solo male, e loro invece devono imparare. E mi sembra che imparino molto bene, Ho fatto la casa perché sono cose pericolose, Ecco, avete sentito? Anche Paul si raccomanda, mi raccomando, non fate queste cose a casa, iscrivetevi in una palestra, peraltro tutte le informazioni anche per seguire i corsi le trovate sul sito www.vivawrestling.com. Ma ti piace più lottare o insegnare? Io credo a tutte e due le cose, perché dalla lotta apprendo i segreti dei miei avversari, che poi li posso tramandare ai miei allievi quando li insegno. Ho capito. Insomma, è aperto, tutto a posto, vedete, la macchina c'è ancora. Va bene. Adesso ripartiamo. Ok. Ehi, fermo! Fermo! Apri! 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 Paolo, apri! E tu non provare a venirmi dietro, altrimenti... Paolo, Paolo, Paolo. We'll be right back.
Che immagini dure, che immagini violente che abbiamo visto, questo attacco veramente vile da parte di Mirko Maiavacchi a Playboy Paul. Però veniamo al match. I Cavalieri Neri questa sera se la vedranno con i Playboy della Romagna. Guardiamo il loro ingresso. Questi due ragazzi, i Cavalieri Neri, tutti si stanno domandando chi sono, quali volti celano questi passamontagna neri, chi saranno in realtà questi due lottatori. Questa sera, dicevo, se la vedranno con i Playboy della Romagna che fanno il loro ingresso. Nome di questa coppia, che in realtà è formata dal nuovo allievo di Playboy Paul, che vediamo entrare in questo momento, quindi sta bene, beh, d'altra parte ci vuole ben altro per avere ragione di questo lottatore, con il suo nuovo allievo prediletto che risponde al nome di Bello Alfredo. Vedremo se sarà altrettanto bravo. Il fisico c'è, il maestro importante, veramente preparato anche, vedremo che cosa saprà fare Bello Alfredo sul ring.